Professore, ci dica cos'è Eupolis e qual è stato il suo contributo al panel di Ravello Lab 2013? Eupolis Lombardia è un istituto di Regione Lombardia che unifica quattro precedenti componenti dell'azione di Regione Lombardia che esistono da quando esistono le regioni, cioè le componenti relative alla formazione, relative agli studi, alla ricerca, all'assistenza, al consulting, diciamo, nei confronti del governo regionale e anche alla statistica. Queste componenti che prima erano separate in soggetti distinti, ora vengono guardate e gestite in modo molto più integrato e questo credo risponda un po' anche alle esigenze di sviluppo che oggi abbiamo per la promozione dei territori, perché ci dà strumenti integrati di lettura della realtà, ma nello stesso tempo di supporto agli organi del governo, ma nello stesso tempo anche di formazione e di capacitazione degli operatori. E il mio intervento di stamattina un po' deriva da questo tipo di approccio, perché ho inteso affermare che in coerenza con la Convenzione di Faro, la normativa italiana che va dalla Costituzione al Codice dei beni culturali e del paesaggio alla nuova legge sui bilanci pubblici, la 118, presenta una serie di soluzioni che possono permetterci di realizzare senza aspettare troppo quello che la Convenzione di Faro, già sottoscritta e in attesa di ratifica parlamentare, intende promuovere. E cioè una percezione del patrimonio culturale non ridotto a mero elenco di beni culturali singolarmente guardati e catalogati, ma visto in realtà come componente di una più complessiva eredità culturale, cioè visto come frutto della capacità di una popolazione di riconoscersi, di riconoscere il patrimonio culturale come parte del proprio sistema cognitivo e relazionale e di conseguenza come base per un proprio impegno a preservare un futuro che è del patrimonio culturale, ma nello stesso tempo è della stessa popolazione, nel mondo che evidentemente si globalizza e che proprio per questo ancora di più interpella le comunità a non chiudersi, ma ad essere allo stesso tempo competenti e vorrei dire disponibili a confrontare le proprie culture col resto del mondo. È in fondo quello che è avvenuto sempre in Italia. Per esempio in ciò che riguarda il cibo. Noi ci prepariamo al grande appuntamento di Expo 2015, un tema sul quale lavoro in particolare all'interno di Eupolis Lombardia e che ci porterà a una sorta di grande convivio delle nazioni. E se ci pensiamo bene, però l'intera penisola italiana, i cibi più tipici del nostro paese sono spesso il frutto dell'incontro di culture e di terre estremamente diverse.